In un paese molto lontano c'erano due sorelle conosciute per la loro arroganza e gelosia. Erano talmente invidiose della loro sorella Bella che avrebbero fatto qualsiasi cosa pur di prendere il suo posto. Quella sera le due ragazze si stavano preparando per andare al saggio di pianoforte di Bella e, come al solito, si erano messe a litigare. Perché prendi sempre il mio pettine? Per prima cosa, non è il tuo, è di Bella. Seconda cosa, non ti serve pettinarti perché i tuoi capelli rimarranno sempre brutti. Quando il pettine si ruppe e non ci fu più nulla per cui litigare, le due sorelle si misero a escogitare dei piani per infastidire Bella. Nel frattempo, la strega rosa, che abitava in un immenso castello, si stava specchiando e, vedendo il suo aspetto, aveva buttato a terra una rosa appassita. Maledetta, non funziona! Rimarrà brutta per sempre! In effetti, la strega rosa aveva quell'aspetto anche da giovane e tutti l'avevano sempre presa in giro. Aveva provato migliaia di incantesimi e magie, ma niente aveva mai funzionato. Un giorno, mentre stava pestando le rose del suo giardino per ricavarne un profumo per il suo cattivo odore, il gatto Mirmir l'aveva fatta inciampare ed era caduta rovesciandosi sul capo il pesto di petali. D'un tratto, i grossi nei che aveva sul viso erano spariti e i suoi capelli crespi erano diventati lisci e lucenti come la seta. Oh, il mio naso! I miei capelli! Oh, sono bella! Sono meravigliosa! Guarda, Mirmir! Guarda come sono diventata bella! La strega rosa aveva finalmente trovato come diventare bella. Si svegliava presto tutte le mattine per preparare la sua pozione e usarla per l'incantesimo, finché un giorno un principe aveva raccolto tutte le rose del suo giardino. Quel giorno, mentre stava coprendo lo specchio con un telo, Rosa aveva sentito un rumore. Barbara e Bianca erano entrate e avevano sbattuto il portone del castello. È il castello della strega rosa? Ehi! C'è qualcuno qui dentro? Le due sorelle entrarono e rimasero molto spaventate quando si trovarono improvvisamente di fronte alla strega. Ah! Chi siete voi due e cosa ci fate qui? Le giovani allora spiegarono alla strega che non sopportavano più la vita spensierata della loro sorella Bella e che volevano un aiuto per porre fine alla sua felicità proprio la sera del saggio. Quindi voi cosa volete da me? Vogliamo che tu faccia un incantesimo. Falla diventare così brutta che il principe non la voglia più. Sono sicura che il principe la amerebbe lo stesso. Allora, imprigionala sulla cima della montagna delle sette grotte. Ma no, il principe la troverebbe anche là. Così le due sorelle cominciarono a litigare sul tipo di maleficio e non la smettevano più. Allora la strega lanciò un incantesimo su di loro per farle tacere. Poi prese una bottiglietta viola dallo scaffale delle pozioni e la mise in mano a una delle due sorelle. Fai cadere tre gocce di questa pozione sul pianoforte che dovrà suonare Bella. Sono certa che mi ringrazierete. Le due sorelle se ne andarono tutte entusiaste. Arrivò la sera e Bella vide che le sue sorelle erano andate ad assistere al suo spettacolo. Oh, Barbara, Bianca, sorelline mie, quanto mi siete mancate! Forse anche tu ci sei mancata qualche volta. Com'è la tua casa? È piccola? Piccola? Ma no, è un palazzo intero! E quel pianoforte è vecchio! In realtà non è vecchio, è antico e ha un grosso valore. Poi, non appena Bella si fu allontanata, Barbara tirò fuori dalla tasca la pozione e la passò a Bianca. Lei ne fece cadere tre gocce sul pianoforte.
Quando Bella, senza essersi resa conto di nulla, cominciò a suonare, fu improvvisamente avvolta da un misterioso fumo nero e la musica si trasformò in un fastidioso rumore. Bella continuava a suonare e tutti gli spettatori erano sbalorditi. Il principe cercava di calmare la sua principessa, ma invano. Poi tutti gli ospiti lasciarono il palazzo turbati e le due sorelle si ritirarono soddisfatte nelle camere che erano state loro assegnate. Il giorno dopo, Bella cominciò ad arrabbiarsi con tutti quelli che incontrava. Mia principessa, cosa ti succede? Cosa c'è che non va? Cosa mi succede? Credi che sia stato bello sposarmi con una bestia? Il principe rimase molto scosso da quelle parole e non riconosceva più la persona bella e gentile che aveva sempre avuto al suo fianco. Improvvisamente si era trovato con una donna crudele e rancorosa. Bella licenziò la cuoca. Poi un giardiniere. Una cameriera e trovava ogni giorno scuse diverse per arrabbiarsi. Le sorelle, intanto, erano rimaste a palazzo e aspettavano con impazienza il giorno in cui il principe avrebbe lasciato Bella. Immagino che quando il principe se ne sarà andato, il palazzo diventerà mio. Io sono la maggiore e il principe e il palazzo saranno miei. Un giorno il principe si mise a lavorare al pianoforte per aggiustare dei tasti che si erano bloccati e notò per terra una bottiglietta vuota. Oh no! Questa bottiglietta! Nel momento in cui la raccolse, capì subito che dietro quell'oggetto c'era la mano della strega. Salì immediatamente a cavallo e partì per raggiungere il castello di Rosa. Il principe Richard aprì la porta del castello con un colpo ed entrò. Che cosa vuoi da noi, strega? Perché hai lanciato quell'incantesimo contro Bella? Non sono stata io a volerlo, ma le sorelle di Bella. Il principe disperato chiese alla strega come si sarebbe potuto annullare quel maleficio. Posso spezzare l'incantesimo? Solo se tu mi darai qualcosa per farmi diventare Bella. Il principe Richard prese la collana dei desideri che portava sempre con sé, l'unico ricordo di sua madre, dalla tasca e la diede alla strega. Le disse che poteva esprimere qualsiasi desiderio, ma avrebbe dovuto aspettare una sera di luna piena che sarebbe stata 3 giorni dopo. La strega prese la collana e la mise in una scatola. Poi lanciò un incantesimo verso lo specchio e si rivolse al principe. Ho rotto l'incantesimo su Bella e tu hai ottenuto quello che volevi. Ricordati che se questa collana non funziona, per te saranno guai. Il principe tornò al palazzo tutto contento. Andò subito da Bella e le raccontò tutto quello che era successo. Bella fece tornare le persone che aveva licenziato e chiese scusa. A quel punto, Barbara e Bianca capirono che erano state scoperte. Oh no! E se ne andarono dal palazzo. La strega Rosa non aveva capito che la bellezza e la bontà non hanno a che fare con l'apparenza. Perché è il cuore buono che dona al viso una luce straordinaria e fa diventare belle le persone.